Continua la rassegna tricolore di Orvieto e lo fa in questo caso con la gara riservata alla categoria allievi al primo anno atleti, cioè nati nel 1999. Tutto è pronto, avete visto, per la partenza suona il fischio e naturalmente iniziano le ostilità. Un gruppo di 50 corridori prende il via in questa prova. In prima posizione abbiamo visto Giulio Galli della Elba Bike Scott, lui viene dall'isola d'Elba, laddove è partita la prima prova del Giro d'Italia del Ciclocross. Poi abbiamo visto Raffaele Lavieri della Loco Bikes di Paterno in provincia di Potenza e abbiamo visto anche la maglia gialla di Lorenzo Calloni, che nel secondo gruppo di immagini è balzato in testa alla corsa. Anche qui abbiamo letto un buon numero di atleti, tutti impegnati a ben figurare, così come hanno fatto già nelle prove del Giro d'Italia con Lavieri, ottava posizione della classifica finale, con nono posto per Alberto Brancati, il dodicesimo di Filippo Zana ed il quattordicesimo di Giulio Galli, corridori quindi al primo anno che stanno facendo la corsa anche in questo frangente. Abbiamo riconosciuto nelle prime posizioni con la maglia della Lissone MTB Alessandro Picco, altro atleta che è sempre negli ordini d'arrivo delle varie manifestazioni che si svolgono. A questo proposito ricordiamo che in Lombardia si è svolto una manifestazione, quello che una volta veniva chiamato solo Trofeo Lombardia, oggi è Trofeo Piemonte Lombardia, il frutto di un'unione tra queste due regioni che hanno portato sui campi di gara tutte le domeniche un nutrito numero di atleti. Ma attenzione, è iniziato lo show, perché di questo si tratta, di Lorenzo Calloni, che non ci la pensa su due volte, prende, allunga e guadagna subito dei metri di vantaggio. Avete visto la grinta di Lorenzo Calloni, gli risponde bene Raffaele Lavieri, che guida praticamente con un piccolo margine di vantaggio un gruppo di inseguitori. Eccolo con il 208 Andrea Pietobon della Gielli Dalla Rosa società, che è della provincia di Belluno, con il 206 invece il corridore della Cobo Mirko Cola. Un buon numero, abbiamo detto, di atleti che si stanno misurando su questo percorso molto molto interessante, reso comunque veloce dal fatto che non presenta fango se non in alcuni piccoli tratti. Con il numero 221 avete visto passare Matteo Fraccaro, lui è portacolori della Postumia società, che ha anche questa organizzata una manifestazione importante all'interno del Giro d'Italia del Ciclocross. Passa sotto i nostri occhi Francesco De Checco della Ciclistica Bugliese, dicevamo Giro d'Italia, che è una delle creature del commissario tecnico Fausto Scotti, che da sempre ci ha creduto, da sempre ha voluto far svolgere a tutte le categorie che gareggiano in questa specialità del ciclismo. Manifestazione la cui premiazione avverrà proprio nella serata odierna, serata in cui si è svolta la prima tappa di questo campionato italiano, e verranno consegnati anche le targhe alle prime società tre classificate del campionato italiano per società. Classifica vinta dalla scuola ciclismo di Cadazzate verso Lille davanti alla Guerciotti, quindi una manifestazione nella manifestazione. Ma continuiamo ad andare ad osservare la gara di questi allievi al primo anno. In testa, ed è festa per i dirigenti della Cadezzate con Gianluca Gaglia e Davide Arzeni, che vedono il proprio pupillo guadagnare secondi su secondi. Chi invece, nonostante sia in seconda posizione, deve preoccuparsi? Raffaele Lavieri, che è tallonato da Filippo Zana e da Alberto Brancati della Caprivesi.
continua nella sua marcia inarrestabile, potremmo dire, come un rullo compressore, Lorenzo Calloni, mentre si avvicina sempre più alla seconda posizione Filippo Zana. Staremo a vedere alla fine come andrà appunto a concludersi questa gara. L'ultimo a passare è Mattia Raccani della Conti Auto Zeiman. Siamo ad osservare la pedalata possente di Lorenzo Calloni. La sua ormai è una marcia trionfale che rende felice anche sua mamma, presente con amici a bordo del percorso. Ma attenzione, perché Zana ha raggiunto l'Avieri ed ora si mette veramente difficile per l'atleta che viene dalla Basilicata. Per il momento quello per cui è tutto è facile è Lorenzo Calloni, che va a conquistare così la seconda maglia tricolore dopo aver conquistata quella tra gli esordienti al secondo anno l'anno scorso sul traguardo di Vittorio Veneto. Per il secondo e terza posizione volata, sprint serrato, e in seconda posizione si piazza Raffaele Lavieri con la soddisfazione della propria mamma, anche lei presente sul traguardo. Ultime immagini di festa, tutta la famiglia Calloni prima di ascoltarlo. Lori, grandissima, una vittoria voluta proprio con grande determinazione, e come sei arrivato dimostra proprio, diciamo, la rabbia sportiva che avevi in corpo. Gara bellissima, il percorso altrettanto bello, partito benissimo, mi sentivo carico, sapevo che oggi potevo conquistare ancora il titolo. Una seconda maglia, e non c'è due senza tre, ricordatelo. Speriamo, ci vedrà l'anno prossimo. Presidente, qui le emozioni veramente si fanno a mille, le emozioni quest'oggi. Sì, un grazie a tutti i ragazzi, al fantastico gruppo, a Davide, a tutta l'equipe. Grazie, ecco sì, soprattutto una prima gara con un grande Lorenzo Pollicini, che nonostante cadute ha sfiorato il podio, ha preso la medaglia di legno, ma va benissimo così. Il futuro è assicurato. Assicurato al 100%. Arzeni, togliti quel cappello che mi sembri un matto, anche se oggi ne hai tutto il diritto. Beh sì, sai, io sono un po' un cavallo pazzo, che in lingua Sioux, anzi Sioux è un offensivo per i Lakota, in lingua Lakota è Tashunka Witko, io sono un cavallo pazzo, Angelo. E su questo non ci sono dubbi, ma veniamo alla gara, o meglio al momento ufficiale della premiazione. Abbiamo letto terza posizione per Filippo Zana del gruppo sportivo ciclistico dilettantistico Conti Autosai, seconda posizione per Raffaele Lavieri e vittoria, come abbiamo abbondantemente descritto nel corso di questo nostro servizio, Lorenzo Calloni, corridore brianzolo che gareggia per la scuola ciclismo Cadenzate Verso Lide, che sta veramente dimostrando di essere una grande scuola, ed è Raffaele Lavieri Senior che è stato chiamato a far indossare la medaglia d'argento al proprio figliolo. Lui è responsabile del settore del ciclocross, mentre ecco Igino Micheletto, che è stato sostituito proprio nella carica da Raffaele Lavieri, consegna la maglia tricolore al vincitore. È giusto ricordarlo che però Igino Micheletto è passato nella Camera Grande, potremmo dire, della federazione, è consigliere federale. Unitamente a Nino Lazzarotto, Raffaele Lavieri e Gino Micheletto, eccoci ad ascoltare per l'ennesima volta l'inno nazionale. Licipio, se città la testa, dove la vittoria che purga la Roma, che sarà di Roma, Dio la creò. E dopo un numero di vittoria andiamo ad ascoltare il secondo e il terzo arrivati.
Raffaele, hai confermato quello che hai dimostrato tutto l'anno, sempre nelle prime posizioni per quanto riguarda la tua categoria, e oggi in una corsa unica con i corridori della parietà sei arrivato secondo. Sì, è stata una gara bellissima, fin dal primo giro si sono aperte le danze, subito Lorenzo Calloni è partito, io non sono riuscito a stargli dietro. Poi fino all'ultimo giro sono stato secondo con una decina di secondi di vantaggio, alla fine mi ha raggiunto Filippo e ce la siamo giocata tutta in volata. Siccome l'anno scorso ho rotto la catena, mi sono riconfermato quest'anno su vicecampione italiano. Filippo Zana della Conti Valdillasi, beh, un grande recupero, è proprio il caso di dirlo, ti è mancato solamente l'ultimo guizzo per conquistare il secondo posto. Comunque soddisfatto del tuo campionato italiano? Ma un po' di amarezza, perché in partenza, non sono andato molto bene, poi dopo 200 metri mi hanno buttato per terra. Comunque dai, un bel recupero, e mi è mancato solo quello per arrivare secondo, quel po' per arrivare secondo, però dai, va bene così.